Lavoratori a nero in due aziende cinesi, sanzioni salate per una ditta di confezioni di abbigliamento di Segomigno e una di casalinghi di Lucca. Vepa, futuro sempre più nero, lavoratori in lotta da oltre un anno, sindacati e provincia chiedono un incontro con la regione. Puliamo il mondo, grandi e piccini al lavoro nei parchi e lungo i fossi, da Lucca a Porcari domani e sabato iniziative per rendere più pulito il territorio. Arcantea avanti tutta, alla presentazione proprietà, tecnici e squadre sicuri sarà una grande stagione. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su di Lucca in apertura del nostro telegiornale La Cronaca, e anche questa sera torniamo a parlare di lavoro nero. Dopo i due operai sorpresi in un cantiere edile, i carabinieri al termine di due ispezioni hanno smascherato altri due lavoratori a nero in altrettante ditte gestite da cinesi. Sentiamo. Non si arresta sul territorio lucchese la piaga del lavoro nero. Dopo due operai sorpresi in un cantiere edile di Capannori, i carabinieri nel corso di altri due servizi finalizzati al contrasto del lavoro nero e clandestino, nonché alla mancata attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in una ditta di confezioni d'abbigliamento di Segromigno Piano e in un'altra di Casalinghi a Lucca in Viale Luporini, hanno sorpreso altri due lavoratori irregolari. Nell'azienda di confezioni erano presenti sei dipendenti, di questo uno, una donna trentenne, operatrice di macchine cucitrici per il confezionamento di abiti, era intenta a lavorare senza alcun contratto di lavoro. E anche nel negozio di Casalinghi, dei sei lavoratori presenti, uno è risultato privo di contratto d'assunzione. Un 24enne impiegato come cassiere che al momento del blitz era intento a fare scontrini. Ai titolari delle ditte, entrambi cinesi, il primo residente a Segromigno e il secondo a Prato, sono state al momento elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.500 euro, ma sono in corso ulteriori accertamenti amministrativi finalizzati a verificare eventuali altre irregolarità. Torniamo a parlare di riordino delle province, perché sono giunte oggi buone notizie per la provincia di Lucca dal Consiglio delle Autonomie Locali riunitosi per discutere appunto del riordino delle province. Seppure ci siano difficoltà nel trovare una posizione unitaria, il CAL pare intenzionato a riconoscere l'autonomia d'Arezzo, posizione che di fatto disconoscerebbe l'ipotesi rossa delle tre aree vaste. Non piace neanche l'idea di una provincia unica da Prato a Massa, il che avrebbe la possibilità di ottenere una provincia Lucca-Massa. Unico ostacolo in questa direzione la deroga al governo per la costituzione della provincia di Pistoia e Prato. Andrea Palestrini, presidente del Consiglio Provinciale di Lucca, confida nella seduta del 2 ottobre prossimo, l'ultima, per convincere il CAL a decidere per un assetto che garantisca a Lucca il ruolo di capoluogo e il mantenimento sul territorio delle strutture periferiche dello Stato. Ci sarà quindi da attendere appunto il 3 di ottobre per capire quale sarà il destino della nostra provincia. Passiamo invece a questo punto ai lavoratori della Vepa. Per tornare appunto a parlare di crisi di lavoro, se ricordate, prima di Panem ed Eurasac a protestare erano appunto i lavoratori della ditta Vepa. È passato quasi un anno dalle prime proteste, dai primi tavoli sindacali, e la situazione purtroppo non è migliorata, tanto che nei prossimi giorni anche la provincia di Lucca ovviamente organizzerà vari incontri di confronto. Il punto nel nostro prossimo servizio. È passato un anno da quando i lavoratori della ditta UEPA di Capannori iniziarono la loro lotta per mettere un freno ad un futuro che si profilava nero. E quel nero, dopo 365 giorni, è rimasto tale. La società tedesca, subentrata alla Carto Group, continua infatti per la sua strada, quella di trasferire in minima parte a Cassino e per lo più all'estero le linee produttive di Salanetti, Porcari, Piano della Rocca e Fabbriche di Vallico.
La situazione è fortemente critica, ad affermarlo di recente anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro, che sottolineò come fosse difficile avere un rapporto costruttivo con i vertici dell'azienda della carta e come il problema fosse la totale assenza di un piano industriale. Gli operai non hanno più un interlocutore con cui parlare in ditta e le promesse che gli furono fatte, come appunto quella che parte della produzione sarebbe rimasta anche nella nostra provincia, giorno dopo giorno si trasformano sempre di più in aria fritta. A sostegno dei lavori sono rimasti però i sindacati e le istituzioni e, vista la portata che sta assumendo questa vicenda, dichiara infatti l'assessore provinciale allo sviluppo economico Francesco Bambini, non ci limiteremo ad indire nuove riunioni alla presenza dei vertici di UEPA ed in particolare, come richiesto dai sindacati, a chiedere un incontro con la proprietà del gruppo, ma abbiamo intenzione di coinvolgere anche la regione toscana. Ci spostiamo adesso a Capannori, dove questa mattina la scuola dell'infanzia di Maervia sono state inaugurate dopo la primaria di Capannori le opere scelte dai cittadini nell'ambito del bilancio socio-partecipativo. Vediamo tutto nel nostro servizio. Secondo taglio del nastro per i lavori nelle scuole dell'ex circoscrizione 1 che i cittadini hanno scelto nell'ambito del bilancio socio-partecipativo dire, fare, partecipare. Interventi che sono andati a riqualificare e a mettere in sicurezza gli spazi esterni per i bambini, per i quali l'amministrazione del Ghingaro ha messo a disposizione 100.000 euro. Alla scuola dell'infanzia di Marlia, nel giardino, è stata installata un'area in gomma colata a variopinta, assieme ad una figura d'animale, e ad alcuni giochi dove i piccoli possono divertirsi in tutta sicurezza. L'area inoltre è stata arricchita con terreno vegetale che è stato livellato e poi è stata sistemata la recinzione esterna ed è stato installato un nuovo cancello, mentre un altro è stato riparato. Un intervento di manutenzione ha inoltre interessato il marciapiede e il sistema di canalizzazione delle acque. Alla primaria di Marlia è stata invece installata un'area da gioco in gomma colata in plastica riciclata assieme a delle panche e dei tavoli. All'Amari infine, alle scuole dell'infanzia e primaria, è stata realizzata un'area da gioco in gomma colata colorata assieme a delle sedute a forma di animale ed è stata migliorata la pavimentazione del marciapiede e sistemato il giardino, mentre alla scuola secondaria è stato riqualificato il campo da gioco mediante la posa di nuovo terreno vegetale, la realizzazione delle linee da gioco, la manutenzione dell'impianto di irrigazione e l'installazione delle porte. Futuro della sanità lucchese e toscana, aspetti sanitari e ambientali, questo è il titolo del convegno organizzato dal Comitato Lucca per una sanità migliore che si terrà domani alle ore 16.30 a Palazzo Ducale in Sala Maria Luisa. All'incontro prenderanno parte le istituzioni, il Comune e la Provincia di Lucca, Lega Ambiente, Italia Nostra e Antonio D'Urso, direttore generale dell'azienda USL 2 di Lucca. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare. E sempre domani, ma dalle ore 21 all'auditorium Pia Casa, andrà in scena la prima delle iniziative dell'autunno bollente del Comitato Aria Pulita. Per la prima volta al tavolo della presidenza del convegno siederanno tutti i sindaci dei comuni della Piana, oltre al presidente della provincia. La relazione principale sarà svolta dall'epidemiologo Annibale Biggeri, uno degli esperti che ha lavorato sull'inquinamento di Taranto e che già nel passato ha analizzato la situazione dei decessi e dei ricoveri per malattie nei 21 comuni della Valle del Serchio. Presentato questa mattina presso la sede del Consorzio di Bonifica Hauser Bienti nel ricco programma di iniziative stilato da Consorzio Lega Ambiente, Comune di Capannori e Porcari e ASCIT per l'edizione 2012 di Puliamo il Mondo. Vediamo il nostro servizio. La pulizia dei rii e dei canali di irrigazione e più in generale la tutela del bene acqua. Questo è l'argomento scelto da Lega Ambiente della Piana di Lucca per Puliamo il Mondo 2012, la manifestazione che tra venerdì e sabato vedrà coinvolti, armati di palette e sacchetti, più di 200 alunni del capannorese e del porcarese, espressione di quattro istituti comprensivi, Capannori, Porcari, Camigliano e Lammari.
a promuovere l'iniziativa che si pone l'obiettivo di far comprendere ai più piccoli sia dove può arrivare l'inciviltà dell'uomo, sia quanto invece può essere bello il nostro territorio se ognuno di noi svolge tutti i giorni la sua piccola parte in termini di attenzione e cura. Sono, oltre a Legambiente, anche il Consorzio di Bonifica Oserbientina, le amministrazioni comunali di Capannori e Porcari e l'Ascit. Il ricco programma delle iniziative vede nella giornata di venerdì le 4 classi della prima media di Lammari impegnate nella visita guidata all'isola ecologica e al centro del riuso, mentre la scuola elementare di Lunata provvederà alla pulizia del giardino e delle fosse che si sviluppano intorno alla scuola. Sabato invece una classe della scuola media di Camigliano sarà interessata nella pulizia del rio Gomberaio e altri 3 classi si occuperanno della zona comprendente il piazzale, la palestra e la biblioteca della scuola. Una classe della scuola media di Capannori sarà poi impegnata lungo il rio Rogio e una rappresentanza della scuola media di Lammari sarà nell'area dei laghetti per la cura della zona dell'Isola Bassa e dei canali che scorrono nei pressi. Un gruppo di ragazzi della scuola media di Porcari, infine, si occuperà della zona intorno alla torretta. E domani, venerdì 28 settembre, a partire dalle ore 9.30, anche a Lucca si svolge la giornata dedicata alla 20ª edizione di Puliamo il Mondo. A tal proposito, l'amministrazione comunale ha organizzato un'iniziativa presso le aree pubbliche poste a via Matteotti e via Naudi nel quartiere di Sant'Anna, cui sono invitati a partecipare gli studenti di ogni ordine e grado, i cittadini e le associazioni interessate. Parliamo adesso di cultura. Dopo le critiche incassate per l'abolizione di Ante Diem Sante Crucis e la fine del Lucca Photo Fest, ecco che dall'amministrazione di Palazzo Rezzetti arrivano i primi progetti per rilanciare un settore che occupava i primi posti del programma elettorale del sindaco Tambellini. Sentiamo quali nel nostro servizio. Nuova vita nel segno della cultura per il centro Agorà. La biblioteca civica, oltre al prestito e alla consultazione di libri e riviste, ai corsi di avvio alla lettura ludica, all'inglese, allo yoga, agli spettacoli di maghi e fati e molto altro ancora, da quest'anno amplierà le sue offerte alla comunità. In primis verranno aumentati i corsi che passeranno da 13 a 26. Poi, a partire da ottobre, saranno organizzate visite guidate gratuite per ragazzi a diversi musei della città, MUST, Museo della Cattedrale, Puccini Museum e Lucca. E inoltre grandi e piccini potranno usufruire dello spazio culturale anche la domenica pomeriggio e il giovedì sera. In particolare la domenica da ottobre a marzo le attività sono rivolte agli studenti delle scuole medie in collaborazione con Cineforum. Forum Ezechiele, Flam, Teatro del Giglio, Ludolega e Vista Nova saranno organizzati laboratori e incontri di cinema, musica, teatro e gioco che sviluppano i contenuti proposti attraverso attività ludiche e creative che valorizzano le competenze musicali, vocali e strumentali dei partecipanti, ai quali verrà offerta anche una merenda grazie alla sinergia delle associazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, CNA e Solidando. I ragazzi potranno accedere a 5 incontri acquistando una tessera da 10 euro che li iscriverà anche al prestito. Il giovedì invece l'Agorà resterà aperta per gli utenti abituali della sala studio proponendo un orario continuato fino alle 22. A partire dal 4 ottobre, il primo giovedì di ogni mese, saranno poi organizzati gli aperitivi musicali a partire dalle ore 20 e 2 giovedì al mese a partire dalle ore 17 si terrà pomeriggio al cinema a cura di Giovanna Miglio. E prima dello sport, spazio a una vostra segnalazione per la rubrica di Reporter. Per The Reporter ecco una nuova segnalazione di un nostro telespettatore, o meglio di un'associazione. Questa sera infatti Italia Nostra che, tramite delle fotografie, ci vuole far presente una situazione che sta preoccupando anche molti cittadini di Maglia. I lavori di restauro alla chiesa romanica di San Giusto alla Caipira. La piccola chiesa, la più antica della Lucchesia, da tempo è oggetto di interventi, ma recentemente, afferma Italia Nostra, la struttura è stata interessata da un enorme sbancamento del piano su cui è costruita. Sbancamento che, le foto lo testimoniano, interessa senza alcuna protezione anche il fianco sud della chiesa. È evidente, prosegue l'associazione, il pericolo per la stabilità del monumento di un tale modo di procedere.
Non a caso, nuovi tirenti sono stati messi nell'angolo sud-ovest, prosegue Italia Nostra, angolo dove era presente da tempo un evidente segnale di discontinuità tra le murature della facciata e del fianco. Vista la situazione, Italia Nostra, che si fa portavoce anche di parte della comunità della frazione capanorese, chiede al comune e alla soprintendenza un'immediata verifica del monumento e dell'effettiva pericolosità dei lavori alla stabilità della storica chiesa. E come promesso, dopo la sigla, la pagina sportiva. Pagina sportiva che stasera è interamente dedicata alla presentazione dell'Arcantea svoltasi stamani, presentazione ufficiale per la città con lo staff tecnico, la proprietà e soprattutto la consegna delle maglie ai protagonisti della stagione, ovvero i giocatori. Meno 3 alla palla 2 che darà inizio al campionato di divisione nazionale A dell'Arcantea. Stamani al centro Wellness Ego di Sant'Alessio sono stati presentati alla città i protagonisti della nuova stagione del basket lucchese. Una presentazione sobria nel ricordo dell'amico Luca Del Bono, scomparso un anno fa, con tutto lo staff tecnico e dirigenziale a raccontare il progetto Arcantea e i giocatori a ricevere ufficialmente il numero di maglia che li accompagnerà per l'intera stagione. Presenti anche Massimo Tuccori e Luigi Bruni, consiglieri comunale e provinciale con deleghe allo sport. Il messaggio è comunque forte e chiaro, le immagini del trionfo di 3 mesi fa ed una scritta inequivocabile: vogliamo ripartire da qui. Non c'è voglia di nascondersi né da parte della proprietà, rappresentata da Camillo Ricchio per Antea, Alfredo Susanna per Arca Impresa ed Ugo Vincenzini in qualità di presidente, né da parte di Coach Russo. Soprattutto c'è la consapevolezza di aver messo assieme un gruppo fortemente motivato, con qualità umane e tecniche di primo livello. L'unico neo è non aver potuto vedere anche Stefano Crotta ritirare la propria maglia. Per il centrone, grande protagonista della cavalcata della scorsa stagione, si dovranno attendere gli esami fissati per l'8 di ottobre per capire se potrà lottare sul parquet assieme ai suoi compagni. A lui va il più sincero in bocca al lupo. In maglia biancorossa ci sarà invece Giulio Gazzotti, che vestirà la casacca numero 7, col 5 sorrentino, il 6 sarà di Bottioni, il numero 9 per il capitano Andrea Brezzanti, il 10 per Santa Rossa, Canotta numero 11 per Casagrande, Zanotti vestirà il 13, Vincenzini il 14, Banti avrà il 15, Negri il 16, Sodini il 17 ed infine Parente il numero 20. Auguranti, ancora 3 giorni e poi vedremo se il progetto Arcantea, la squadra che ha messo su, sarà una squadra veramente competitiva. Lei è fiducioso? Beh, io sono fiducioso perché comunque la squadra in questa fase di precampionato ha lavorato molto bene, lo staff, coach Russo hanno lavorato molto bene, ho visto un bell'atteggiamento, tanta disponibilità, tanta voglia di far bene, tanto entusiasmo, e al di là dei risultati delle partite, che contano veramente poco perché poi sono da considerarsi come allenamenti, devono servire a perfezionare il lavoro, a migliorare, a correggere gli errori, ho visto però un'attitudine al lavoro e allo stare in campo, allo stare insieme, che mi è piaciuta molto, per cui sono molto fiducioso e ottimista. Le sensazioni sono positive e soprattutto sono legate anche a quella che era la voglia di iniziare il campionato, perché comunque la preparazione sono 6 settimane di lavoro, sono 6 settimane di intenso lavoro e di costruzione anche per quella che è una parte motivazionale e mentale sulla squadra. È logico che giocare la partita di campionato e la preparazione che ti dà la giornata di campionato è totalmente differente che giocare una partita amichevole, una partita di pre-season, logicamente. Però penso che la squadra arrivi pronta, arrivi concentrata, non arriva forse troppo preparata come mi aspettavo, perché la qualità del lavoro che abbiamo fatto è stato un buon lavoro, però sono stati troppi contrattempi fisici da Crotta, a Matteo Negri, a Casagrande, a Bottioni, a Barzanti, e questo sicuramente ci ha costretto a rivedere un po' le cose.
però ci siamo. Siamo preparati, siamo abbastanza al completo, a parte qualche piccolo acciacco che abbiamo avuto negli ultimi allenamenti e ci ha consentito di non allenarci proprio in 10 al top. Niente, andiamo là consapevoli del fatto che è una partita difficile, consapevoli del fatto che la Chieti è un campaccio dove è dura vincere. L'anno scorso loro, se non erro, hanno perso la finale per andare in Lega 2. Quindi come prima partita di questo nuovo campionato poteva toccarci anche una partita più facile. Ci è toccata Chieti, vorrà dire che andremo a Chieti a provare a prendere i primi 2 punti di quest'anno. E per scoprire come sarà andata a Chieti la prima giornata di Divisione Nazionale A che vede impegnati biancorossi e l'Ercantea, ci sarà da aspettare domenica sera per gli approfondimenti della gara proprio Chieti contro Pallacanestro Lucca e Ercantea. Vi rimando all'appuntamento di martedì prossimo, quando ospite della nostra trasmissione Palla 2 sarà proprio Corcio Russo, che verrà nei nostri studi per commentare. Ci auguriamo una vittoria, ma comunque sarà una bella trasmissione senz'altro. Era questa l'ultima notizia per l'edizione di stasera. Non mi resta che ricordarvi che tutti i servizi che avete appena visto li potrete ritrovare sul nostro sito www.dilucca.it o tramite l'applicazione per smartphone Lucca Notizie. Vi rinnovo ancora i miei più cordiali saluti e buon proseguimento di programmi su Dilucca.